Un saluto a tutte e a tutti. Come sapete, io scrivo, studio, faccio ricerche sui nativi americani da circa 15 anni e mi adopero per divulgarne la cultura, la storia, le tradizioni. Infatti questo popolo è molto amato, ma molte informazioni non sono divulgate in modo corretto, insomma. Quindi è opportuno fare un focus. Innanzitutto i nativi americani, e qui parleremo in particolare dei nativi del Nord America, quindi Stati Uniti e Canada, oggi non sono certo estinti e non vivono più nei tipi, le classiche tende indiane. Sono una realtà viva e pulsante, alle prese con le conseguenze di una tragica storia di colonizzazione che li ha visti vittime di un vero e proprio genocidio, come ben sappiamo. Dopo un lungo periodo di terribili sofferenze e ingiustizie, oggi però i nativi americani sono indaffaratissimi nel difendere la propria cultura, nel combattere per i propri diritti, nell'affermare la propria identità, nel cercare di riconquistare le proprie terre o comunque di difenderle. E certo, in questa difesa non è che usino più archi e frecce, bensì usano la stessa legge dell'uomo bianco. Hanno infatti diverse associazioni che raccolgono fiori di avvocati, professionisti nativi, che studiano ogni giorno la situazione dei diritti, non ultima la questione dei trattati firmati nell'Ottocento con il governo degli Stati Uniti, che li hanno relegati nelle riserve, li hanno privati della libertà nelle loro stesse terre. Ma quindi le domande che ci facciamo sono: come vivono oggi i nativi americani nelle riserve? E quante tribù ci sono? Quanti sono i nativi americani negli States? Quali sono i maggiori problemi che li affliggono? Quali sono le tribù più numerose e le più povere, le più ricche e così via. E a queste altre domande risponderò nella serie Nativi Americani ieri e oggi, creata per voi, per chi è interessato ai nativi americani, per tutti coloro che vogliono saperne di più e comunque insomma che vogliono sapere. Se avete delle domande da fare, vi invito a scrivermi a raffaellamilandri@gmail.com. Praticamente insomma raccoglierò le domande tra quelle, oltre a quelle diciamo che già sono in programma. Prenderò sicuramente e molto volentieri lo spunto da quello che voi mi chiederete, mi proporrete, insomma, perché sono veramente tanti, ci sono veramente tante cose da dire e tante cose da scoprire. Grazie, grazie a tutti.